Io mi chiamo Yaqob Abdelnavi, sono nato in Darfur, in Sudan. È stato in Darfur fino al 2003, quindi lì è cominciato guerra. Io ho pensato che non voglio fare guerra, combattere con i miei fratelli. Così, per questo motivo io sono uscito dal Darfur fino in Libia. Sono scappato da Libia, viaggiato via mare, arrivato fino a Lampedusa. Un viaggio duro proprio, difficile diciamo, però meglio che morire. Mi hanno dato asilo politico. La vita è un po' stata difficile qui perché non conosco nessuno. Poi sono andato a Caritas, centro accoglienza, è stato là per 3 mesi. Poi è stato per 3 mesi strada, mi hanno fatto entrare qui a Via Arrigo Cavalieri, ex Università Torre Vercata. Poi noi abbiamo detto noi non vogliamo vivere sotto un centro accoglienza perché è un sistema malissimo. Loro hanno detto voi non avete un'associazione, non posso guidare questo centro da soli. Quel tempo abbiamo fatto un'associazione, si chiama Salam, io sono il presidente. Con la nostra associazione guidiamo questa casa, abbiamo comitati interno, abbiamo uno sportello con un'associazione di avvocati, che qui noi abbiamo tantissime gente che non conoscono Roma, non sanno anche italiano, così, e poi hanno problemi a documenti, partiamo lì, abbiamo interpreti, tutti volontariati però, anche il nostro comitato qui volontariati perché non abbiamo niente, come associazione zero, non abbiamo anche un lira. Quindi ringraziamo Dio fino adesso, però l'unico nostro problema è che dal 2006 fino ad oggi, 2012, non c'è nessuna aiuto da nessun parte. Quindi siamo così, la nostra vita, che ti devo dire, speriamo che il governo senta la nostra voce, perché noi siamo fuggiti dal nostro paese, siamo fuggiti dal Darfur, siamo dal Somalia, siamo dall'Eritrea e Etiopiani. Un persona lascia il suo paese, lascia la sua vita e poi è arrivato, cominciato da zero. Quindi serve un po' di accoglienza, qualcosa. Ogni tanto vengono associazioni grandi, vengono qui, però quando qualcuno ha qualche progetto, viene qui, sistema il suo progetto e scappa. Io chiedo al governo, se c'è qualche progetto, perché non fa direttamente con noi? Noi che abbiamo dolore, noi che sappiamo che cosa manca. Quindi parte dell'integrazione qui a Italia, proprio niente. Integrazione che vuol dire? Integrazione vuol dire un lavoro, che trovi amici italiani. Non si può sistemare tua la vita se non c'è un lavoro. Io non mi piace questo palazzo perché siamo 800 persone, proprio siamo tantissimi, quasi 100 persone a un bagno. Però dove vado se non c'è un lavoro? Come fa a affittare un casa? Non posso. Anche gli italiani mi trattano male, perché questo è un giovane di 30 anni, perché non lavora? Quando trovo un lavoro posso pagare tasse, posso aiutare anche l'Italia. Noi non vogliamo una cosa grandissima, noi vogliamo avere un po' di corsi informazioni e poi subito lavoro. Quindi io lavoro, affitto casa mia, pago tasse, vado con dignità. Io vivo qui a Italia. Non posso dire come un persone. Persone hanno diritti, io non ho nessun diritto. Ma io sono un persone politico. Sono il presidente del movimento Sudan Gem qui a Italia. Però adesso non posso fare niente perché faccio mangiare una volta solo al giorno. Perché qualcuno sistemare la nostra vita? No, la mia vita sistemo da solo. Io posso avere un lavoro, mangio a casa, vado a studiare. Però adesso qui non posso studiare perché tu non c'hai tempo. Se tu devi dormire un posto centro accoglienza, devi andare a un altro posto per mangiare. 3 posti diversi. Tu quando giri questi tutti, quando finisci, già alle 7. Quindi devi andare per dormire. Così tu perdi il tuo tempo tutto. Noi siamo intelligenti, siamo educati, siamo studiati nel nostro paese. L'unico problema che abbiamo è che siamo fuggiti dalla guerra. Adesso tutti vanno via da Italia e rimandano indietro perché c'è legge Dublino. Quindi con documenti di Italia non posso vivere fuori. Io sono girato tutta roba. Ogni 7 persone c'è un rifugiato sudanese. Quando vedo loro, sono cambiati la loro vita proprio. Qui, invece qui, tu pensa oggi che cosa devo mangiare. Quindi siamo così. Adesso non abbiamo nessun sogno, non abbiamo nessun futuro.
il nostro futuro proprio buio. Qui a Italia io pensavo che il sistema sul nostro diritto un po' male. Salam dar farri kariga beri soko aidili ki beri buria. Shabab barta wa kai gilu beri soko ta kol dari beri buria. Yombo barta wa kai gilu.